gusto a mani sapienti. Il Patriarca, professionista del gusto, a Bitonto. Buongiorno amici di Radio Doppio Zero, buongiorno a tutti gli amici che saranno in nostra compagnia in questa giornata. Venerdì Santo e la notte lascia spazio alla luce, così come questi due anni di pandemia stanno lasciando spazio finalmente al ritorno delle processioni e quindi delle nostre tradizioni. Oggi vi faremo compagnia, con noi in regia Danilo Mingirulli, Filippo Mingirulli, Alessandro Signorile che ci farà vedere le immagini direttamente dalla strada, Viviana Minervini con voi e Carmen Toscano. Buongiorno. Allora, innanzitutto io vorrei proprio vedere da Alessandro le immagini, lui è in chiesa, dentro la chiesa di San Domenico, da dove partiranno le statue dei misteri a cura della Arciconfraternita di Maria Santissima del Rosario. E in questi momenti i portatori stanno distribuendo le mascherine, sono in alta uniforme e avranno delle mascherine nere. Magari vediamo qualche immagine direttamente dalla chiesa. Vi ricordiamo il percorso che fa la processione questa mattina. Parte dalla chiesa di San Domenico appunto e proseguirà su via Ambrosi, piazzetta Caffarelli, piazza Cattedrale, via Rogadeo, piazza Minerva, discesa San Francesco, via Planelli, via Catucci, via Maggiore, porta Robustina, piazza Caduti del Terrorismo, via Magenta, via De Hilderis, via Matteotti, piazza Moro, via Repubblica Italiana, via Garibaldi, via Verdi, corso Vittorio Emanuele, ed è proprio lì al comune che ci sarà il nostro secondo collegamento, piazza Moro, piazza Cavour, via Rogadeo, via Planelli, via Ambrosi, per far ritorno poi nella chiesa di San Domenico appunto. In questi minuti che ci separano dall'uscita della processione,
Vorremmo farvi vedere un contenuto speciale che abbiamo preparato in questi giorni, che riguarda proprio la vestizione dei santi. Un momento davvero molto particolare ed emozionante che abbiamo vissuto assieme alle sarte, ai portatori, a tutti davvero i componenti di questa macchina perfetta che non si è mai fermata. Prego la regia di mandare il servizio. Preparare con la cera, mettendo prima la piramide attorno, poi mettere la Madonna, togliendo la parte di dietro, mettere la Madonna, fissarla bene per il cammino che non... e poi cominciare a mettere le candele attorno. Io provo tanto, l'ho portato 35 anni e provo tanto per portarlo a Roma. Mi sento emozionato. Quando mi sono sposata, mio marito già veniva a portare l'acqua di Gesù morto e mi ha inserito, vieni, e sono venuta con piacere, pur essendo che sono 40 anni che vengo, però se mi togliete questa cosa a me è una cosa più forte di me. Quelle le ho tutte cucite io. E ci tengo, il materasso è stato donato, questo bianco, da una zia buonanima, zia Luisa. E invece poi l'altro rosso che metteremo, e quello che ce l'aveva già, è stato fatto da me e mia sorella. E fa un anno e un anno? Un anno e un anno, per tradizione. Così andava, diciamo, 5 anni fa, e così si va avanti. Un anno rosso, un anno bianco, perché si accontenta chi l'ha donato. Prima è stata mia nipote e quella pulisce sempre Gesù. Porto una stoffa di cotone leggera e dice la nonna, me lo togliere quel lavoro che devo fare. È un lavoro manuale che si ripete negli anni, anche considerando che c'è stata una pausa forzata, ma sono gesti che vengono ripetuti in maniera certosina, e in questo cerchiamo di essere ortodossi e a cercare di lasciare immutata ogni operazione.
mi ricordo quello che devo mettere, quello che devo togliere, perché so tanta attenzione, anche precisione a vestire. Se non tieni quella, li fai tutto disordinata, non vanno bene. Fai conto come ti vesti tu, la persona, e devi tenere tutte le precisioni che ci vogliono. La ricciatura, il velo, devi stare attenta a tutti questi accorgimenti. Delle volte sfugge, però c'è l'altra che suggerisce una cosa a una cosa all'altra, si collabora e si va avanti. E nell'unione si dice, si va avanti. La Madonna è un'altra cosa particolare, preziosa, come la diadema viene cambiata, quella per la festa, quella per tutti i giorni, pure il vestito viene, è pure donato da un altro. E io ho fatto un vestito che ce l'ha dell'Addicchio e l'ho cucito io, ma solo 20 anni fa, per dire, si porta avanti questa tradizione. Perché prima uno viene a vedere, non puoi mettere le mani, perché non sai come vestirla, come spogliarla. Come adesso sto imparando anche all'altra signora. Per lasciare, domani io non ci sono più, c'è l'altra, è una tradizione. Quando vestite la Madonna tutti gli uomini escono? Sì, alle Madonne sì, devono stare le donne e con molta riservatezza a cambiarla da sotto. Mentre togliamo, noi già mettiamo, senza che la teniamo nuda, come che è una persona, una mamma tua. Le mani della Madonna, se c'è qualche bambina, si danno a qualche bambina? Si danno alle signorine, le bambine, li mantiene in mano. E sta proprio lì il segreto per vincere quel peso, sta proprio nella resistenza che ci dà la passione, che ci dà la consapevolezza, dico sempre, usando una parola romantica, di avere la sensazione di camminare sul velluto, stando come in paradiso. È un insegnamento, è un esercizio principalmente per me stesso, per testimoniare che se si vuole raggiungere la vetta, che in questo caso è l'apice della serenità, della pace interiore, si ha la possibilità di farlo facendo sacrificio. Ecco, sta uscendo proprio in questo momento il simulacro di Gesù all'orto, e proprio su questo noi vi lasciamo la voce di Carmela Minenna, consorella dell'Arciconfraternita, che ci ha detto qualche particolare importante su questa statua. La prima immagine che introduce questa processione è l'immagine di Gesù nell'Orto degli Olivi. E ogni anno il ramoscello di ulivo viene chiaramente rinnovato, e da dove viene attinto? Si fa a gara tra i cittadini per poter offrire il ramoscello di ulivo attinto dal proprio campo. In genere l'onore, per così dire, spetta al
priore della confraternita, al presidente o a un suo stretto collaboratore o a qualche confratello che in questo gesto del donare la ramaglia, noi diciamo a Bitonto, dell'ulivo esprime in maniera sintetica tutto il suo vissuto fatto di fede, fatto di tradizione, di una devozione peraltro che molto spesso è un lascito testamentario, cioè una eredità familiare. Ripercorriamo un po' la nostra tradizione. La processione dei misteri sfilò per la prima volta nel 1714 e fino al 1768 si svolgeva la sera del Giovedì Santo. Dal 1835, in seguito al decreto di Ferdinando IV, fu spostata alla mattina del Venerdì Santo, fino al 1957, quando poi fu spostata al pomeriggio del Sabato Santo. La tradizione poi è cambiata perché, per evitare che ci fosse troppa vicinanza con i riti pasquali, la processione fu rispostata dal 2007 ad oggi nella notte tra il Giovedì e il Venerdì Santo. La processione dei misteri è curata dall'Arciconfraternita Maria Santissima del Rosario e originariamente furono commissionate nel 1714 all'artista andriese Gaetano Frisardi le 5 statue rappresentanti i misteri. Ma solo dopo 7 anni circa furono aggiunte il Cristo morto e la Dolorata. Nel 2007 fu aggiunta la statua della Pietà, la cosiddetta Misericordia, che è l'unica ad essere di proprietà di un'altra arciconfraternita, la confraternita del Monte dei Morti della Misericordia, che è la confraternita più antica del nostro territorio. Fu fondata infatti nel 1414. In questo momento state vedendo le 8 statue lignee dei misteri. Gesù deposto. Poi vedrete Gesù alla colonna, Gesù alla canna, la crocifissione, la Pietà, la Dolorata, Gesù con la croce. Stiamo parlando complessivamente di statue databili nella seconda metà del 600. Le sacre immagini dei misteri sono state restaurate recentemente, nel 2017, a distanza di 18 anni dall'ultimo intervento, ovvero nel 1999. Denunciavano un attacco di tarli che avrebbe compromesso la loro stabilità. Era danneggiata soprattutto l'immagine di Cristo portacroce, più conosciuto come Cristo che va al Calvario. Quest'ultimo restauro è stato finanziato dall'Arciconfraternita della Maria Santissima del Rosario, custode degli antichi simulacri. Proprio in merito alla tradizione della nostra processione, abbiamo sempre delle parole di Carmela Minen che ci ha raccontato un po' la storia di questa importante tradizione.
Processione che viene organizzata già dal 1714 dalla Arciconfraternita del Santissimo Rosario, arciconfraternita fondata già nel corso del XVII secolo. E questa processione, che è espressione della identità civica, ha conosciuto nel tempo una sua evoluzione, in quanto nasce come Passio Christi e nel corso dell'Ottocento diventa anche Passio Marie, nel senso che la processione propone una galleria di più statue. Le statue raffiguranti i misteri dolorosi, e questo è il nucleo più antico della processione, a cui però si aggiunge l'immagine della Vergine, Vergine che appunto è a significare la Passio Marie, una novità che si aggiunge nel corso dell'Ottocento. Le statue che compongono la processione dei misteri sono state recentemente restaurate e hanno cambiato vita, cambiato anche aspetto, perché nel corso del tempo erano state anche incartapestate e questo aveva alterato in maniera significativa la loro facies originaria. Ora invece si ammirano in tutto il loro splendore, in quanto si tratta di sculture lignee di eccezionale fattura. Queste sculture vanno in processione a cura della Arciconfraternita di Maria Santissima del Rosario dal 1714. Si ha notizia infatti della prima processione dei misteri proprio in questo anno. E nella sua forma più antica, la processione dei misteri era organizzata come una Passio Christi, e cioè era limitata alla esposizione delle sculture raffiguranti per l'appunto i cinque misteri dolorosi. Poi nel corso dell'Ottocento, con una radicale trasformazione anche di tipo antropologico e di tipo devozionale alle immagini dei misteri dolorosi, è stata aggiunta anche l'immagine della Vergine del Dolore, quindi l'Addolorata. E queste sculture raccontano tanto, raccontano innanzitutto il pregio dei nostri artisti, dei nostri scultori, che hanno declinato la loro capacità di incidere il legno per esigenze cultuali, ma raccontano anche storie di profonda devozione e storie che sono la sintesi della nostra identità civica e che sono anche espressione di un vissuto particolare, il vissuto dei confratelli, il vissuto delle consorelle che animano questo rito. Ogni immagine potrebbe raccontare e raccontarsi e raccontarci. Thank you.
ascoltare le bande, vero Carmen, che accompagnano poi le statue, questo incedere lento dei portatori che appunto sembrano quasi ondeggiare assieme al dolore. Accompagneranno la processione le marce funebri dei maestri Pasquale La Rotella, Davide Delle Cese, Michele Carelli e Biagio Abbate. Tra l'altro quest'anno ricordiamolo anche l'ordine delle bande, la prima che si esibisce è quella di Tommaso Traetta, seguirà quella della Filarmonica Bitontina, l'ultima è proprio quella di Davide Delle Cese, intitolata a lui, che è stato appunto anche compositore di numerose marce. Con l'immagine della crocifissione, che fa parte appunto del gruppo Ligneo, finiscono le statue appartenenti appunto a questo gruppo qua e comincia con quella dell'incontro sul Calvario, il gruppo invece delle statue in cera, infatti diciamo che proprio si ispira la processione ai misteri dolorosi della Via Crucis e quindi le otto statue della processione raffiguranti la meditazione nell'orto che abbiamo visto già passare, la flagellazione, l'incoronazione di spine, il cammino della croce, la crocifissione, l'incontro sul Calvario, la deposizione di Gesù Cristo e il dolore di Maria. Tra l'altro proprio le immagini del Calvario sono quelle che abbiamo visto nel servizio speciale che tanto vi invitiamo a guardare in qualsiasi momento perché è pubblicato sulla nostra pagina, in cui appunto mostriamo come sono state preparate, perché poi le statue vengono
sostanzialmente spogliata dei vestiti ordinari, quelli di tutti i giorni, e vengono posti vestiti da cerimonia, tanto che appunto le sarte mettono una passione incredibile nello stare attenti a tutti i dettagli, alle arricciature dei vestiti. E tra l'altro quest'anno, per il primo anno, se facciamo un po' di attenzione, il gruppo statuario sotto il Calvario, le immagini in cera appunto, avranno il diadema, che è una cosa che abbiamo fatto vedere proprio nel servizio speciale. È stato un dono dell'Arciconfraternita, ci sarà questa particolarità appunto. Sulle immagini in cera del Calvario vi diamo la possibilità di ascoltare sempre il commento di Carmena Vinenna. Nel corso della processione sfila anche un gruppo statuario. Si tratta del gruppo statuario raffigurante l'incontro sul Calvario, un incontro a tre fra il Crocifisso, San Giovanni e la Vergine. Il gruppo statuario è un unicum proprio perché mentre l'immagine del Crocifisso è in cartapesta, le due immagini raffiguranti San Giovanni e la Vergine sono in cera. Per essere più precisi, si tratta di manichini con il volto e le mani e i piedi in cera. Si tratta di un unicum perché questa tecnica, cioè quella delle immagini sacre realizzate in cera, pur attestata nell'Italia meridionale, è una tecnica adottata in genere per la statuaria di piccole dimensioni. Pensiamo ad esempio ai santi sotto campana. Molte immagini che fino agli anni 40-50 erano esposte nelle camere da letto dei nostri nonni e bisnonni, ricoperte da una campana in vetro, erano per l'appunto in cera. Ma si tratta di immagini di piccole dimensioni. Queste invece sono immagini da processione, quindi a grandezza naturale, e sono realizzate in cera. Ecco, magari da qui, se Filippo riesce magari a zoomare un po', riusciamo a vedere anche appunto i vestiti delle statue. Thank you.
partire appunto dai ricami particolari del rizoma del Cristo, continuando con il vestito, l'abito e il fazzoletto soprattutto della Madonna. Sono tutti ricami molto preziosi, con fili d'oro, sono davvero importanti, perché nati da mani sapienti che fanno parte della nostra storia, raccontano quello che è anche il lavoro delle nostre sarte. Thank you.
nostre statue hanno sempre qualche piccolo elemento che riporta alla vita, come dicevi tu, proprio alla speranza, esattamente come le mozzette dei confratelli, perché non c'è mai soltanto il racconto del dolore, ma c'è anche quello della speranza. Posso andare dentro? Ecco, anche questo, il panno che è attorno alla croce del Calvario, anche questo è fatto da sapienti mani di ricamatrici bitontine. E magari anche qui, se Filippo riesce a zoomare sul panno, vedremo i dettagli del ricamo ai suoi contorni. Bianco, il colore della purezza, che vedremo dopo nella mozzetta dell'Arciconfraternita Maria Santissima del Rosario. Il bianco in questo caso ricorda la purezza della Madonna. È bello come nella statua si vede tutta la sofferenza di una madre che ha perso il proprio figlio. Bello perché è sempre bello riuscire a scorgere in statue così caratteristiche le espressioni che sono state create dagli artisti. Ecco, adesso stiamo vedendo uscire dalla chiesa proprio la culla, che credo sia anche la statua più pesante, perché nonostante il Calvario, il gruppo a tre delle altre statue che l'hanno preceduta siano molto imponenti, il fatto che le statue siano di cera rende poi la statua più snella, ecco. Mentre insomma la culla è quella che poi porta più peso sulle spalle dei portatori, che come ci ha ricordato Mimmo Frascella, che abbiamo intervistato in uno speciale, amano essere chiamati con il loro nome dialettale, Restatuir. Credono molto appunto al fatto che poi certi termini non si debbano perdere nella tradizione. Ieri mi raccontavano anche un altro aneddoto per quanto riguarda il giro delle bande che abbiamo sentito questa notte. Si soleva dire che svegliavano appunto Restatuir oltre che i confratelli. E proprio in merito a quello che dicevi adesso, Bitonto tra l'altro sembrerebbe l'unica città, almeno del meridione, dove ha luogo proprio il tradizionale giro della notte, quello a cui facevi riferimento. E ciascuna banda, a seconda dei... perché noi abbiamo diverse bande in città, a seconda poi dei portatori, diciamo, della vicinanza anche, si dividono e appunto girano. Infatti già stanotte, non so, sicuramente tanti avranno sentito già verso intorno all'una il giro della banda. Sì, perché molti si spaventano, sì, e a me sì, in realtà vero. Fa invece molto piacere. È molto caratteristico. Hanno percorso le strade centrali, partendo dal centro storico vicino alla chiesa di San Gaetano. Perché c'è poi anche questa cosa che
Tra l'altro tu hai visto stanotte dello spostamento del Legno Santo, che era custodito all'interno della chiesa di San Francesco la Scarpa. Da lì poi ha percorso le vie del centro storico per arrivare alla chiesa del Purgatorio. E di là noi faremo poi il collegamento questa sera per raccontarvi l'altra processione, quella di gala. Ora vediamo sfilare la culla. Anche qui c'è una tradizione, sempre, che ci hanno fatto scoprire le sarte, di cui io onestamente ignoravo l'esistenza. Cioè il fatto che il cuscino su cui viene poggiato il corpo del Cristo va un anno, come diceva giustamente la sarta, cioè se quest'anno è uscito di colore bianco, il prossimo anno il materasso sarà di colore rosso, perché sono dei doni fatti dalle sarte, e quindi per accontentare entrambe va un anno e un anno. Questa è una particolarità che non conoscevo. E anche qui, diciamo, sicuramente non appena la statua sarà più vicina, Filippo riuscirà a riprenderla dall'alto e a vedere i dettagli, appunto, dei colori bianco e rosso. E non solo, anche appunto i ricami preziosissimi del lenzuolo dove è appoggiato il Cristo, le frange. Poi abbiamo visto anche tutta la preparazione che avviene nella coperta sotto. Vengono infilati i panni, posizionati con le varie, insomma, puntine sotto, e vengono fatti i fiocchi da tutte e quattro i lati. E diciamo, durante la preparazione, un'altra cosa molto particolare che ho visto è che a un certo punto i portatori si sono lanciati nel fare i fiocchi, e da in fondo qualcuno ha detto no, perché le donne sono brave a fare i fiocchi. Quindi anche in questo le mani sapienti delle mamme, quasi come fosse la culla del loro figlio. Sentiamo prima della prossima statua ancora il commento di Carmela Minenna proprio sulla culla. Pur trattandosi di immagini lignee, in alcuni casi la pietà popolare le vuole arricchire con dei parati. Questo dicasi ad esempio per l'immagine del Cristo deposto nella cosiddetta naca. Questa immagine, che peraltro nasce come una immagine di Cristo crocifisso, quindi un Cristo in croce, poi adattato a Cristo deposto, presenta un eccezionale perizoma con sovradipintura dorata, un particolare questo tra l'altro che ci consente anche di avanzare delle ipotesi di datazione piuttosto antica di questo manufatto, certamente riconducibile, risalente al 600, se non addirittura al tardo 500.
Però la pietà popolare durante la processione vuole che questo Cristo deposto venga offerto alla venerazione attraverso un corredato, per meglio dire, di un perizoma in tessuto. Si tratta naturalmente di anche questo di un'opera d'arte, l'opera d'arte che viene creata dalle mani di sapienti ricamatrici che attraverso il filo d'oro hanno riprodotto su un tessuto pregiato, faglia in seta, le arma Christi, ossia i simboli della passione, e anche quel tessuto è espressione della devozione dei portatori, dei confratelli. Ora, appunto, dalla navata vediamo arrivare l'immagine dell'Addolorata, che è quella che chiude poi il gruppo delle 8 statue che escono appunto da San Domenico. In strada vediamo già lo stendardo dell'Arciconfraternita Maria Santissima del Rosario. In merito anche all'Addolorata abbiamo un contenuto speciale di racconto ancora di Carmela Minenna. Passio Mariae è incarnata, rappresentata da una immagine di Vergine Addolorata sotto forma di simulacro, cioè non si tratta di una scultura, ma si tratta di una immagine a manichino con abiti confezionati in faglia in seta e pizzi. Anche il vestiario è espressione della devozione e del culto estremamente forte che ruota intorno a queste immagini. La particolarità della Vergine è la seguente: la Vergine è proposta alla esposizione su una portantina circondata da 111 candele, non una di più, non una di meno. Perché 111? Perché il numero allude a Dio che è uno e trino. Si tratta anche di candele particolari dalla forma particolare che fa colare la cera, perché queste candele sono comunemente dette le candele del pianto, che devono simulare il pianto della Vergine.
L'abito confraternale poi dell'arciconfraternita, abbiamo visto, consiste nella camice bianco, il cingolo e la mozzetta che è di un color beige chiaro. E sul davanti campeggia poi il trigramma SSR, cioè il Santissimo Rosario, appunto. Quest'anno fa un certo effetto vedere poi, insomma, portatori, confratelli, tutti con le mascherine. La prima processione dopo il periodo pandemico, e anche questo è davvero, ha un'emotività grande. Ecco, ci sono adesso, Carmen, le altre arciconfraternite. Tu sicuramente saprai meglio di me un po' i colori. Certo, quella che ha la mozzetta viola è l'arciconfraternita del Santissimo Crocifisso e appunto il suo colore viola richiama la morte. Alle sue spalle ci sono tre rappresentanti invece dell'arciconfraternita, anzi la confraternita di Sant'Antonio. Il colore della mozzetta è marrone perché deve richiamare l'abito francescano di Sant'Antonio. E poi dietro ritorna il verde, colore della mozzetta della confraternita di San Michele Arcangelo. Caratteristico anche vedere il numero dei rappresentanti delle confraternite. Il numero 3, il numero della Trinità. Sì, come appunto è stato particolare il significato delle candele attorno alla Madonna, che sono 111, come ricordava appunto Carmela Minenna, non una di più, non una di meno, perché rappresentano appunto la Trinità. Ovviamente la processione poi è chiusa dallo stemma della città di Bitonto, perché comunque ci sono sempre i nostri rappresentanti istituzionali a chiudere la processione. Oggi c'è il vice sindaco Rino Mangini e l'onorevole Francesco Ruggero. Ecco, proprio in merito, ecco, visto che ci avviamo alla conclusione, prima di lasciarvi vi mostriamo una sintesi proprio della Desolata, che è la processione che ha aperto i riti della Settimana Santa e quindi le processioni la settimana scorsa, venerdì scorso. La regia manda il servizio. Thank you.
Ecco, appunto abbiamo visto la sintesi della processione della Desolata, ma sempre di sintesi parliamo con... ieri sera, insomma, ci sono tornati anche i sepolcri, tradizionali i sepolcri, e noi avevamo il dubbio se c'era tantissima gente oppure se, diciamo, con un po' di fobia ancora del Covid fossero rimasti, insomma, buona parte a casa. Invece sono andati davvero molto bene, perché è fatto davvero piacere tornare a vedere tanta gente tra le strade del nostro centro storico, e sono stati davvero molto particolari alcuni altari preparati nelle nostre chiese. Danilo, la regia, manda il servizio. E dalle immagini di Piazza Cattedrale del servizio vediamo i fedeli recarsi verso Piazza Cattedrale. La processione, ricordiamo, percorrerà poi Via Rogadeo, Piazza Minerva, la discesa di San Francesco, Via Planelli, Via Catucci, Via Maggiore, Via Porta Robustina, Piazza Caduti del Terrorismo, Via Magenta, Via De Hilderis, Via Matteotti, e poi arriverà nel centro della nostra città, Piazza Moro, Via Repubblica Italiana, Via Garibaldi, Via Verdi, Corso Vittorio Emanuele, dove faremo il secondo collegamento di questa giornata, Piazza Moro, Piazza Cavour, Via Rogadeo, Via Planelli, nuovamente Via Ambrosi, per rientrare nella chiesa di San Domenico. Ecco, noi così ci lasciamo, appunto Carmen lo ha ricordato, su Corso Vittorio Emanuele, all'altezza del comune, ci sarà il nostro secondo collegamento, così da lasciarvi alla preghiera con Don Ciccio Acquafredda, quindi per pregare assieme ai nostri simulacri. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, continuate a seguirci sulla nostra pagina Facebook, troverete lì tutti i contenuti preparati durante questa settimana che per noi è stata lunghissima, appunto perché abbiamo vissuto tutta la preparazione delle statue, della processione assieme a Sarte e portatori. Noi ringraziamo tutti gli sponsor per averci sostenuto, l'Arci Confraternita, ringraziamo anche i padroni di casa che ci hanno offerto il balcone stamattina, Danilo e Filippo Mingirulli alla regia alla camera, e Alessandro Signorile che ci ha offerto le immagini direttamente dalla strada. Buona giornata e a più tardi.
Il Patriarca, professionista del gusto. A Bitonto.